prorogato l'obbligo di mascherine per le realtà assistenziali sociosanitarie. Le strutture devono fare i conti però con l'aumento dei costi di gestione e la carenza di personale. Domani incontro in regione. Iniziato a Sesto Levante il Riviera International Film Festival, nella settima edizione tanto spazio ai giovani e ai temi dell'ambiente con 10 film e documentari in concorso. Spiegate in Vaticano le novità del Giubileo 2025, già da domani sarà attivo il sito internet dedicato e da settembre via alle iscrizioni a iniziative e pellegrinaggio. Presentato in anteprima l'inno ufficiale. Un defibrillatore per la Val Graveglia lo ha inaugurato a Campo di Né la parrocchia di Santa Maria, una comunità che si è data da fare per il bene di tutti. 15 associazioni a sostegno delle missioni dell'operazione Mato Grosso, confermata la buona riuscita della festa di primavera 2023. L'obiettivo per il futuro è coinvolgere anche le scuole. Nella giornata dell'Europa, festa dello sport per le scuole del comprensivo di Cogorno, oltre 1500 studenti protagonisti nella settimana negli spazi del campo sportivo di San Martino insieme a 12 associazioni sportive del territorio. Buonasera ai telespettatori dell'ETG Telepace. Per le strutture assistenziali sociosanitarie resta l'obbligo delle mascherine per i pazienti, operatori e visitatori, ma restano anche altri problemi legati alla pandemia, che e non solo, quello dei costi di gestione aumentati e quello della carenza di personale sanitario. Domani è previsto a questo proposito un incontro in regione con le associazioni del settore. Sentiamo il presidente di UNEBA Liguria, partendo proprio dalle disposizioni di Alisa per la RSA. C'è una deroga del termine sino alla fine dell'anno di applicazione delle vecchie norme e quindi sia per gli operatori che per gli ospiti che per i visitatori all'interno di strutture di lungo degenza è previsto l'obbligo della mascherina. Non cambia niente, però i costi, quelli sono cambiati nel corso di questi anni e di questi mesi. E questo è uno dei problemi maggiori che ci stiamo trascinando in questi 3 anni. E che purtroppo rimane di fondo, di sfondo un po' a tutte le criticità che ci ritroviamo ad affrontare. Domani mattina, come enti gestori dei servizi, abbiamo un incontro con l'assessore Grattarola e la direttrice del Dipartimento Sanità per l'ennesima volta per trattare queste difficoltà economiche che attanagliano i nostri servizi, cioè i servizi sociosanitari erogati in regime di accreditamento, quindi per conto del Sistema Sanitario Regionale, vengono remunerati a tariffa. Queste tariffe sono ferme al 2012. È evidente a tutti che dal 2012 le cose sono cambiate. Sono cambiate le retribuzioni del personale, ci sono stati rinnovi contrattuali. Negli ultimi 3 anni ci sono stati i maggiori oneri legati al Covid e poi sappiamo tutti di quello che è il costo delle utenze in questi ultimi anno e mezzo che incide in un modo straordinario. Dal punto di vista lavorativo, la carenza di figure professionali c'era, il problema c'era, è stato fatto qualcosa? Da un punto di vista della carenza delle figure professionali purtroppo la situazione non è migliorata e immagino anche che necessitano dei tempi lunghi per poter vedere dei cambiamenti significativi. Per quanto riguarda gli operatori sociosanitari, che sono la figura di base, Regione Liguria recentemente ha provveduto a emanare un bando a cui vari enti di formazione stanno partecipando per formare 600 operatori sociosanitari a livello ligure. A livello nazionale si sta ragionando sul dar vita a un nuovo profilo professionale che è sostanzialmente un operatore sociosanitario maggiormente qualificato con un titolo di scuola media superiore in ingresso, quindi aumentando il livello della soglia e che possa sostituire l'infermiere in un qualche modo su alcune mansioni. La politica amministrativa tornerà a riunirsi lunedì 15 maggio alle 12, la commissione per la riapertura del Tribunale di Chiavari. Ai lavori è stato invitato il sindaco, il nodo da sciogliere è quello dei locali dove aprire gli uffici del Palazzo di Giustizia. Secondo le indicazioni del consulente Gabriele Trosserello, la collocazione ideale sarebbe quella dell'attuale edificio di Corso De Michiel. Ad oggi però la struttura è occupata da altri uffici pubblici che non consentirebbero l'inserimento ulteriore di spazi giudiziari. La commissione ha quindi ritenuto necessario convocare il sindaco per sondare la volontà dell'amministrazione, la definizione dei locali e di rimente ai fini della prosecuzione del lavoro di progettazione.
e quasi 200.000 euro di utili a fronte di ricavi pari a oltre 1.700.000 euro. È stato approvato il bilancio 2022 di Marina Chiavari, che chiude dunque in attivo un trend di crescita costante dal 2018 ad oggi per la società che gestisce per conto del comune di Chiavari il porto turistico e la gestione degli stalli blu per la sosta a pagamento in città. Nel 2022 la società ha incassato per conto del comune 2,3 milioni di euro dal porto e 2,6 milioni dai parcheggi, entrate che vengono girate direttamente all'ente comunale e non fanno parte del bilancio di Marina Chiavari. Per quanto riguarda in particolare il porto, i risultati sono ottimi sia sul fronte della presenza che dei ricavi. In fase di realizzazione, spiega il presidente della società Pierluigi Piombo, c'è ora il progetto Chiavari per il turismo croceristico. E torniamo a parlare delle elezioni 2023 a Sesto Levante. Il quarto candidato in ordine estratto è Nicola Rollando, da 40 anni allevatore e olivicoltore, punta a sostenere i giovani, i diritti dei lavoratori extracomunitari e al rispetto dell'ambiente. Vediamo la scheda. Agricoltore, 62 anni, padre di 4 figli e nonno, Nicola Rollando corre per diventare sindaco sostenuto da Unione Popolare. Appassionato di politica fin da ragazzo, ha a cuore le emergenze sociali, il precariato, i bisogni dei giovani. Il suo programma è volto ad incentivare gli affitti per le nuove generazioni, aumentando le tasse alle seconde case sfitte. Con l'aiuto delle parrocchie intende garantire i diritti che spettano ai lavoratori extracomunitari. Rollando poi promette spazi per le iniziative culturali e politiche e dice che lavorerà all'apertura di una polisportiva comunale. Il modello trentino è quello che sogna per l'ente pubblico, giovani occupati full time per la gestione dell'arenile d'estate ed d'inverno impegnati nella manutenzione dei terreni nell'entroterra, dei boschi e dei muretti a secco. I fondi europei per questo, spiega, ci sono, spesso non sono sfruttati. Sul depuratore infine lavorerà perché ci sia un piano per il riciclo dell'acqua. Unione Popolare, scegliendo me come candidato sindaco, ha scelto la continuità con i sindaci operai di Sestri, con Oreste Ocole, con Mino Ghio, cioè con i sindaci operai, quelli che provenivano dal mondo del lavoro e dal mondo, diciamo, più umile. Che, quindi scegliete noi che siamo diversi, siamo completamente diversi, intendiamo prendere le problematiche di Sestri, ribaltarle, trasformarle, portarle all'ordine del giorno, trasformarle in una ricchezza, prendere il dissesto ambientale, trasformarlo in un'opportunità, così come il disagio giovanile, le problematiche del lavoro, e queste cose devono venire all'ordine del giorno e trasformarsi nel punto di forza della nostra proposta politica. La mia persona è la dimostrazione che non abbiamo interessi diversi. Io sono stato impegnato da 40 anni nella cura di questo territorio, ho fatto anche lavori diretti nella manutenzione del verde pubblico, e questa cura la porteremo anche nella politica di tutti i giorni. E restiamo a Sesto Levante perché è iniziata la 7ª edizione del Riviera International Film Festival, 6 giornate con proiezioni, eventi e masterclass in diversi punti della città. Per noi c'era Giacomo Rizzi. È sul red carpet di fronte al cinema Ariston di Sesto Levante che inizia la 7ª edizione del Riviera International Film Festival. 10 film in concorso di registi under 35, 10 documentari e anche, oltre le proiezioni, tantissimi eventi nelle 6 giornate dell'evento, che inizia appunto questa sera e continuerà fino a domenica. Andiamo a sentire le parole del presidente del Riviera International Film Festival. Direi che il tema principale di quest'anno è giovanissimi. È un festival super giovane sia come ospiti che come film, panels, molto giovane, e ci fa molto piacere perché in fondo è lo scopo del Riviera Film Festival, è proprio attirare i giovani, ispirarli, siamo felici che sia così. E cosa ci sarà stasera? Stasera ci sarà la proiezione di uno dei documentari in concorso, che è un progetto veramente interessante perché sarà presente il regista e protagonista, il protagonista assoluto, il cui progetto è diventato questo documentario. Se non sbaglio è la prima volta che il festival si apre con la proiezione di un documentario invece che con la proiezione di un film. Fate parte della giuria, c'è qualcosa che ti ha colpito già? Assolutamente sì, ci sono dei film veramente fortissimi, potentissimi, con attori appunto che non conoscevo, dei registi davvero, davvero forti, quindi sì, sono molto interessata a molti film, in realtà la maggior parte che mi sono stati mandati.
Torniamo sul nostro sito teleradiopace.com per un'altra notizia. Nelle prossime ore infatti è previsto il passaggio di una perturbazione che a partire da questa notte potrebbe portare piogge diffuse con rovesci e temporali anche forti su tutta la Liguria. La fa sapere la regione Liguria. Domani mattina il maltempo dovrebbe esaurirsi sul ponente, mentre a Levante saranno possibili fenomeni significativi fino al pomeriggio. Voltiamo pagina. Sono stati presentati questa mattina nella sala stampa vaticana i primi dettagli del Giubileo 2025. Da domani sarà attivo il sito internet dedicato in 9 lingue che sarà raggiungibile all'indirizzo www.jubileum2025.va. Da settembre di quest'anno ci si potrà già iscrivere agli eventi e al pellegrinaggio verso la Porta Santa. Un'altra novità, l'inno, scritto da Pierangelo Sequeri, è stato musicato dal maestro Francesco Meneghello di Mantova, che ha vinto il concorso, al quale hanno partecipato 270 persone da 38 paesi diversi. L'inno, cantato dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, è stato presentato ufficialmente. In anteprima abbiamo sentito alcune note di sottofondo. In diocesi adesso, in occasione della festa di San Gottardo, la parrocchia di Santa Maria di Nea ha inaugurato un defibrillatore che sarà a servizio di tutta la valle. Vediamo. Di persone, come c'è in ogni parrocchia, che sa darsi da fare per il bene di tutti. C'è un progetto, quello di acquistare un defibrillatore a servizio della zona di Santa Maria di Nea e della Val Graveglia in generale. Poi ci si mette in mezzo la pandemia e si rimanda un po', ma quando si può ricominciare a stare insieme il progetto torna sul tavolo. Sul tavolo anche concretamente, perché tutto è iniziato con una cena a base di stoccafisso, con un cuoco d'eccezione che cucina questo piatto per beneficenza e che negli anni le comunità hanno imparato ad apprezzare. Richiede molto lavoro lo stoccafisso, almeno al modo che lo lavoriamo noi, che non abbiamo l'attrezzatura industriale, no? Richiede parecchio tempo, parecchia attenzione. Però insomma, diciamo che per adesso il diavolo non ci ha ancora messo la coda. Con i fondi e grazie al lavoro di tante persone, il defibrillatore è stato acquistato e inaugurato nel giorno della festa di San Gottardo. Vale una vita, per cui è un valore enorme. Credo che sia l'orgoglio di chi si è impegnato per riuscire a trovare i fondi, per quelli che hanno contribuito a dare... fare questa cosa, questo contributo per la salute pubblica è un salvavita, per cui si commenta da solo, insomma. La Croce Rossa si è resa disponibile, noi cerchiamo, se nel paese ci fosse gente disponibile, un dopo messa magari di una domenica, loro sono ben piacevoli di venire a insegnare, ci aiuteranno e ci seguiranno un po' se ne avessimo di bisogno, ecco. La festa ha radunato tutti per la celebrazione presieduta dal parroco Don Alessandro Cavallo e per la processione per un momento di fraternità, e non potevano mancare gli artistici crocifissi, testimoni della fede di questa piccola fetta di entroterra profondamente legata alle proprie tradizioni, tanto che il servizio di portatore qui si trasmette di padre in figlio fino ai nipoti. È una tradizione che sono sempre stato felice di portare avanti, cerchiamo di portarlo nel migliore dei modi. Ci portava sempre a vedere le processioni, lo spettacolo, ma dall'altra parte comunque portano l'immagine di Cristo in mezzo alla gente. I motivi sono tanti, diciamo, innanzitutto, come diceva mio padre, fin da bambini, da piccolini, ci ha fatto entrare in questo mondo e ci siamo appassionati, sia sotto il punto di vista di tradizione, soprattutto sotto il punto di vista di fede. Hai cominciato anche tu? Sì, è già dal 2019, questo secondo me è il primo anno vero che faccio. E qui abbiamo Davide, ma anche tu vuoi fare questa cosa che fa il nonno, il papà, lo zio? Non lo so, se il papà vuole sì, gli faccio questo favorone. Si è spento nella serata di ieri all'ospedale Villa Scassi di Genova padre Michele Pala, rettore della comunità dei padri scolopi di Chiavari. Era nato a Castel Rozzone, in provincia di Bergamo, il 5 marzo del 1943. Il suo servizio a Chiavari era iniziato 5 anni fa. In precedenza il suo impegno si era concentrato a Milano e a Genova Cornigliano. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì, alle 11 nella chiesa degli scolopi di Chiavari e saranno presieduti dal padre provinciale Sergio Sereni. Domani l'arcivescovo di Genova presiderà alle 17.30 la messa in ricordo di Don Andrea Gallo per i 10 anni dalla sua scomparsa nella Chiesa del Carmine, con un contributo del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. Alle 18.45 in piazza Don Andrea Gallo si parlerà della pace a voce alta con Monsignor Marco Tasca, Don Tonio Dell'Olio, presidente dei Provi Civitate, Cristiana di Assisi, e Matteo Pucciarelli, giornalista e autore di Guerra alla Guerra.
E il mondo dello sport amatoriale di Chiavari perde una figura molto conosciuta e stimata. All'età di 79 anni è mancato lo storico gestore del campo dei Frati, Carmelo Intuli, conosciuto da tutti col soprannome di Vinicio. Da 51 anni, dal 1972, si prendeva cura del campetto che si trova dietro il santuario di Sant'Antonio a Chiavari, dove hanno giocato generazioni di calciatori di tutte le età. Di origine toscana era ritornato nel Tiguglio dopo aver passato molti anni in Perù. Grande sportivo, prima come giocatore, poi come allenatore, era un grande tifoso della Virtus Entella e aveva contribuito alla nascita di diverse società calcistiche del Tiguglio. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 10 nel santuario di Sant'Antonio a Chiavari, dove giovedì sera alle 17 sarà recitato il rosario. Sono state circa 15 le associazioni e le parrocchie che hanno animato la festa di primavera organizzata sulla piana dell'Entella a sostegno delle missioni dell'operazione Mato Grosso in Perù. Complice la bella giornata di sole, la manifestazione è ben riuscita e ha richiamato molti visitatori. Vediamo. Volevamo dare l'inizio ufficiale a questo punto alla giornata di oggi, ok? È stato lo scopo di organizzare la festa di primavera o questo secondo anno? Gli scopi sono sempre i due. Uno è quello di poter riunire tante associazioni. Comunque è una cosa che ci fa tanto piacere. È stato anche uno dei motivi per cui l'anno scorso c'era venuta questa idea in questo modo qui. E quindi a questo ci teniamo in modo particolare. L'altro scopo è sempre legato alle nostre missioni dell'operazione Mato Grosso, nel senso che da giù la richiesta è sempre di aiuto. Le attività che vengono fatte sono tantissime e i bisogni sono sempre tantissimi e quindi il desiderio di dare una mano, di raccogliere soldi e trovare sempre modi nuovi per farlo rimane. E quindi sicuramente il secondo scopo è proprio quello, cercare di raccogliere più offerte possibile e poter aiutare per quello che possiamo. Quante sono le associazioni, parrocchie, realtà che avete coinvolto all'incirca? Quest'anno, se non sbaglio, siamo intorno alle 15. Avete già qualche idea, qualche progetto, qualcosa che vi piacerebbe fare per il prossimo anno? Ci piacerebbe riuscire a far partecipare le scuole. Questo è un desiderio che avevo già quest'anno, è un desiderio mio, quindi i ragazzi giustamente avevano visto che ci voleva un impegno più grosso di quello che noi potevamo prenderci facendo tutto nel tempo libero, quindi voleva dire prendersi permessi da scuola o dal lavoro. Però sì, ci piacerebbe riuscire a avvicinare le scuole di Lavagna, medie e elementari, facendole partecipare in qualche modo. Chissà che ci verrà in mente l'idea giusta. Vi ricordiamo che la festa di primavera sarà dedicata alla trasmissione Si può dare di più, in onda questa sera alle 21 su Telepace 1 al canale 12. La giustizia adotta la scuola è il nome del progetto che l'Arma dei Carabinieri sta promuovendo incontrando gli studenti. L'ultima conferenza si è svolta al Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Genova. Sono intervenuti il generale di brigata Gerardo Petitto, comandante provinciale dei Carabinieri di Genova e il giudice Mario Tuttobene, figlio del tenente colonnello Emanuele Tuttobene, vittima di un agguato terroristico avvenuto a Genova il 25 gennaio 1980. L'incontro si è concluso con l'intervento di un rappresentante dei RIS di Parma. E sono passati 12 anni dalla morte di Wouter Weiland, il ciclista tragicamente scomparso per una caduta il 9 maggio del 2011 durante una tappa del Giro d'Italia. Questa mattina nel luogo dell'incidente, sulla strada per il Passo del Bocco a Mezzanico, il Panathron Club Tiguglio Chiavari ha voluto ricordare il giovane corridore che portava in gara il numero 108, numero mai più assegnato nella Corsa Rosa. Presenti il presidente del club, Fabrizio Pagliettini, e Gianluigi Brignetti, delegato Panathron Tiguglio per lo sport del ciclismo, presenti anche autorità civili e religiosi. Sono stati deposti dei mazzi di fiori davanti alla stele in Ardesia, apposta proprio nel luogo della caduta, ed è stato osservato un momento di raccoglimento. E oggi è la giornata dell'Europa. I temi dell'Unione, della collaborazione e della pace sono stati declinati in modo particolare nell'ambito sportivo, con la seconda giornata della settimana dello sport che vede protagonisti oltre 1500 studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Cogorno, gli operatori del progetto SAI e diverse associazioni sportive. Siamo andati a vedere.
12 postazioni, come 12, sono le stelle della bandiera europea. Nella giornata dell'Europa è lo sport protagonista a Cogorno, con la seconda delle 5 giornate dedicate alle mini olimpiadi per tutte le classi dell'istituto scolastico comprensivo. 12 anche le società sportive, che per un'intera settimana mettono a disposizione tempo, competenze e passione per i giovani alunni delle elementari e delle medie, che potranno così cimentarsi nelle diverse discipline. Abbiamo appunto tutta una serie di postazioni gestite dalle varie organizzazioni locali di varie discipline sportive, veramente molto molto variegate. Si va dal calcio al flag football, al judo, al karate, al volley, al tiro con l'arco, che alla bicicletta anche, che devo dire ho visto attirava parecchio l'attenzione dei nostri ragazzi, e ginnastica e anche altre. Ogni ora, alla scadenza di quel determinato orario, ci si sposta tutti. La settimana dello sport inclusione in Europa è stata organizzata dal Comune di Cogorno, ma ha visto la stretta collaborazione con la dirigenza della scuola e i responsabili delle associazioni sportive. I veri protagonisti sono i ragazzi, oltre 1.500 quelli presenti durante i 5 giorni, che hanno potuto vivere un'esperienza importante al di fuori delle mura scolastiche, legata allo sport e allo stare insieme. C'è bisogno di questi momenti, che sono appunto, ripeto, per quanto mi riguarda, altamente formativi, in cui lo sport penso dovrebbe essere percepito soprattutto come partecipazione. Poi sì, c'è il lato, anche magari un pochino di lato competitivo ci può stare, però la cosa veramente importante è che ci sia il senso di collaborazione, condivisione e partecipazione da parte dei ragazzi soprattutto. E il prossimo mercoledì, il 17 maggio, il Tigullio sarà interessato dal passaggio del 106esimo Giro d'Italia, che prevede la chiusura dell'intera via Aurelia tra Sesto Levante e Lavagna dalle 11.30 alle 14.30. A questo proposito l'Istituto Comprensivo di Lavagna fa sapere che in quella mattinata gli alunni della scuola media Don Gnocchi usciranno alle 10.50. Le prime 3 ore di lezione saranno svolte regolarmente, regolari anche il servizio di trasporto scolastico secondo gli orari della situazione. Gli altri plessi dell'Istituto Comprensivo non subiranno variazioni di orario. E siamo allo sport calcio, storico traguardo raggiunto per la squadra under 17 del Riva Samba, che è riuscita ad approdare per la prima volta alla finale regionale del campionato. La squadra allenata da mister Schiappacassi ha sconfitto ai rigori il Campo Morone dopo aver rimontato per 3-2 la sconfitta dell'andata. Adesso i calafati dovranno vedersela contro il Vado nella partita che si giocherà domenica alle 16.30 nel Campo Ferrando di Genova Pra. Siamo alle bocce. Nella sede della bocciofila comunale di Chiavari si sono svolti i campionati studenteschi 2023. Molti studenti di diversi istituti del territorio si sono confrontati su un percorso ideato da Silvio Raggio e Emanuela Chiccoli. I grandi campioni di questa disciplina hanno indossato la veste di educatori e hanno guidato i ragazzi partecipanti. Complessivamente hanno aderito 11 squadre, espressione di istituti del territorio e del genovese. Squadra prima classificata al Carasco, che ha totalizzato 2.208 punti, 2 in più rispetto al Ronco Scrivia. La giornata si è conclusa con il saluto delle autorità. L'obiettivo della manifestazione è avvicinare i giovani a questa disciplina, che ha delle nobili radici sul nostro territorio. E il nuoto adesso. La squadra dei master del Rapallo Nuoto ha fatto il nuovo record europeo nella 4x200 stile libero, migliorando di 2 secondi il loro precedente primato. La gara si è disputata a Genova, al trofeo MySport, e non è stato l'unico record per la squadra. Vediamo. Giornata di gloria per i master della Rapallo Nuoto. Domenica al trofeo MySport di Genova, la squadra M280, formata da Diana, Zamorani, Tubino e Barba Gelata, ha concluso con 2 record. Il primo, in ordine di entrata in vasca, è stato quello europeo nella staffetta 4x200 stile libero in vasca lunga, 11 minuti, 14 secondi e 99 centesimi, 2 secondi meglio del precedente record, che era già loro. L'anno scorso, proprio in questa manifestazione, quindi sono passati 364 giorni esatti, abbiamo strappato a una squadra tedesca il record europeo della 4x200 stile libero nella categoria M280, e oggi abbiamo tentato, nonostante sia passato un anno, che vuol dire 4 anni in più per ognuno di noi, abbiamo tentato e siamo riusciti a migliorare il record di circa 2 secondi, quindi siamo più che soddisfatti. Ecco, i tuoi compagni, diciamo il nome di tutta la staffetta, certo. così poi vi faccio una foto tutti insieme. Certo. Una menzione speciale per il capitano,
Salvatore Deiana, che ha appena compiuto 80 anni e che ha realizzato un tempo favoloso nella prima frazione. Salvatore, a parte il fatto che è primatista italiano in vasca corta dei 200, degli 800, dei 1500 stile libero, è soprattutto un grande esempio per tutti noi quando ci alleniamo. In seconda frazione Diego Zamorani, che ha 71 anni. In terza frazione Fulvio Tubino, che ne ha 73 di anni. E in quarta e ultima frazione il sottoscritto, che è un ragazzino del gruppo, visto che ne ho 62 fra qualche giorno. Dopo il record europeo, i quattro sono tornati in vasca nella staffetta 4x100 mista e hanno fatto il nuovo record italiano di categoria con il tempo di 6 minuti, 33 secondi e 99 centesimi. Siamo alla pesca. Nel torrente Sturla Mezzanico si sono svolte le gare per assegnare il titolo di campione 2023 nel campionato di pesca alla trota in torrente, il trofeo Garbolino. Primo posto a punteggio pieno per Romeo Gambino, che ha vinto tutte e tre le prove. L'atleta della Fima Chiavari conduce anche la classifica provinciale. Sul podio al secondo posto Paolo Zolla, che con 5 penalità ha conquistato l'argento. Sorpresa invece per il bronzo vinto da Michele Nassano, nuovo acquisto della Garbolino Chiavari. Archiviato il trofeo Garbolino 2023, ci saranno ancora importanti impegni provinciali e regionali e quasi tutti nelle acque del torrente Sturla di Mezzanico. Domenica 14 maggio la Lipo organizza un'escursione lungo le sponde del Fiumentella per poter osservare da vicino gli uccelli migratori con tappe di osservazione e spiegazioni scientifiche. L'evento è gratuito, è aperto a tutti, ma è a numero limitato e iscrizione obbligatoria. Per farlo, per iscriversi, occorre scrivere alla mail tiguglio@lipu.it con oggetto iscrizione giornata migratori Entella, indicando nome e cognome di ogni singolo partecipante. E adesso la nostra scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Mercoledì 10 maggio Francesco Brunetti affronterà il tema La poesia, ancora un posto nella cultura moderna, sotto quale forma espressiva, nell'ambito degli incontri dei corsi di cultura di Chiavari. L'appuntamento è alle 16 nella sala Livellara di Via del Pino. Le ostetriche del Galliera incontrano le cittadine e i cittadini. Alle 17 l'appuntamento è a Palazzo Tursi a Genova per la giornata delle ostetriche, un evento inserito nel ciclo La salute in comune, eventi divulgativi sui temi della prevenzione sanitaria. Samuele Pinna presenta il suo libro Nell'anima di Alberto Sordi alle 17.30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Genova. È una iniziativa della Libreria San Paolo. Dialoga con l'autore Marco Salotti. Saluto introduttivo del cardinale Angelo Bagnasco. Fino al 14 maggio nella Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari, Giuseppina Sacco espone le sue opere nella mostra Riviera su tela, selezione di opere ad olio e in acrilico, a china e all'acquerello e su diversi supporti, tutte dedicate a scorci della Riviera Ligure di Levante. Gli orari dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ora la nostra pagina di informazione nazionale ed estera, ci rivediamo per l'ultima edizione del TG Telepace, più tardi. Una guerra, quella contro il terrorismo interno, che l'Italia ha vinto combattendo sempre con le armi della legalità costituzionale. Parole di Mattarella nel giorno dedicato alle vittime della violenza politica e delle stragi. Una ricorrenza che cade nel giorno in cui le Brigate Rosse restituirono il corpo di Aldo Moro 45 anni fa. Oriente, dove da ieri continuano i raid dell'aviazione israeliana sulla striscia di Gaza, una quindicina i morti in due distinte azioni, la seconda poco fa, e Hamas promette vendetta. La protesta degli studenti per il caro affitti da Milano arriva anche a Roma, tende piantate di fronte all'Università La Sapienza. Gli studenti pongono un problema reale anche per le famiglie. Nelle grandi città gli appartamenti in affitto sono pochi, cari e spesso decentrati. Roma e il Vaticano si preparano ad accogliere milioni di turisti e fedeli. Reso noto oggi il piano per il giubileo del 2025, previsti alcuni cantieri a Roma, fra cui sottopassi pedonali da Castel Sant'Angelo e da via Ottaviano sotto piazza Risorgimento. 8 monasteri benedettini di 6 regioni italiane chiedono di essere iscritti nella lista dei siti UNESCO. Oggi vi facciamo conoscere quello di Santa Scolastica a Subiaco, in provincia di Roma.
Buonasera, benvenuti al TG 2000. Lo Stato, le forze politiche e sociali hanno saputo reagire con coraggio e decisione alla sfida dei terrorismi. Una guerra che è stata vinta, ha detto il presidente Mattarella nel giorno della memoria dedicato a tutte le vittime del terrorismo. Il capo dello Stato ha poi voluto ricordare del corpo di Aldo Moro esattamente il 9 maggio di 45 a Marino Galdiero. Mai più stragi, così Mattarella in occasione del giorno della memoria dedicato al terrorismo, lo stesso in cui Aldo Moro fu ucciso 45 anni fa dalle... Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno l'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Un uomo d'amore e dal rispetto per la democrazia, dice Mattarella. Il sequestro in quei giorni portò alla morte degli uomini della scorta. Una giovane repubblica che si è trovata a fare i conti con il terrorismo politico, con le strade talvolta compiute con la complicità di uomini da cui gli ostini si attendevano difesa. Il Presidente della Repubblica ricorda impressionante di vittime, quasi 400, tra di loro appartenenti all'ordine, magistrati, militari, uomini politici e tutti erano in pericolo, nessuno venne risparmiato, afferma. Alla sfida del terrorismo, sottolinea Mattarella, lo Stato seppe reagire. Una guerra che è stata vinta, è bene sottolinearlo, qui e ovunque. Combattendo sempre sul terreno della legalità costituzionale e senza mai cedere alle sirene di chi proponeva soluzioni drastiche del regime autoritario. Poco si è parlato, secondo il Presidente della Repubblica, del popolo italiano che seppe dire no all'uso della violenza come arma per la lotta politica, come pure poco dei servitori dello Stato e delle famiglie delle vittime. La democrazia della nostra Repubblica si nutre di tolleranza, di pazienza, di confronto, di rispetto. Sono state date dal Presidente della Repubblica a mio fratello, che è stato una vittima del terrorismo. Durante il suo lavoro, il compimento del suo lavoro come vittima del dovere insieme ai suoi colleghi, la notte del 27 luglio del 1993 furono colpiti da una bomba mentre operavano nello spegnimento di un'auto, la Fiat Uno bianca. Ho ottenuto che il Cesare Battisti fosse stradato e che ormai da parecchi anni che è in carcere, però questo ovviamente non ci ferma. Ricordiamo che ci sono ancora 10 terroristi a cui è stata fatta richiesta di estradizione, a cui è stata negata. Mio fratello era un agente di polizia qui al commissariato San Lorenzo, qui a Roma. Nel 79 i terroristi gli hanno fatto un attentato, l'hanno ucciso alle spalle, diciamo, gli hanno sparato alle spalle. Un ragazzo di 24 anni e dopo 44 anni, che adesso c'è 44 anni, queste persone sono libere in Francia con l'aiuto del governo francese e dei giudici francesi. Una volta c'erano solo i pizzini, adesso la mafia comunica anche attraverso i social e fa affari tramite il digitale. Certifica un rapporto presentato oggi, anniversario dell'assassinio mafioso di Giuseppe Impastato. Il servizio di Piera Chil Dolfini, vediamo. Viaggia sui social la nuova criminalità organizzata, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, un linguaggio che è lo stesso delle nuove generazioni, quelle che ascoltano la trap e i neomelodici, che usano gli emoticon a forma di cuore, di leone o di fiamma per commentare post, che usano hashtag per farsi trovare subito nella rete. Il volto delle mafie nell'era digitale, così come lo racconta il rapporto presentato alla Camera della Fondazione Magna Grecia. Le mafie cambiano come cambia la società di oggi, quindi quella che oggi la società informatizzata, la società che ama la bella vita, che ama il lusso, lo sfarzo, stesso modo vivono oggi le mafie. Oltre 20.000 commenti a video su YouTube, quasi 12.000 video visionati su TikTok, 2,5 milioni di tweet passati a setaccio per delineare la figura del nuovo boss che si traveste da influencer e veicola i contenuti mafiosi che ieri erano affidati ai pizzini attraverso i nuovi linguaggi dei social. Così le piattaforme diventano una specie di radar per intercettare affiliati e nemici.
nemici da sostenere o colpire, con il confine tra reale e virtuale che diventa sempre più labile, perché le mafie hanno sempre la capacità di reinventarsi in base alle esigenze del presente, dicono i curatori del rapporto, presentato nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo, celebrato il 9 maggio, giorno in cui nel 1978 non solo fu ritrovato in via Caetani il corpo di Aldo Moro, ma anche a Cinisi, Cosa Nostra, assassinava il giornalista Peppino Impastato. Le mafie non sono dei marziani, non sono un colpisto della società, sono il prodotto di questa società, sono il prodotto del contemporaneo. Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio, così Papa Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai mafiosi nella Valle dei Templi ad Agrigento il 9 maggio del 1993. Massimiliano Cocchi. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Con il volto teso, la voce ferma, Giovanni Paolo II, davanti a 60.000 persone radunate nella Valle dei Templi, pronuncia quello che forse è il più memorabile discorso del suo pontificato, un intervento non previsto dal cerimoniale, sgorgato dal cuore, spiegherà poi lui stesso, è destinato a cambiare la storia della Chiesa nei confronti del potere mafioso. Io ho accompagnato poi il Papa a luogo di dove l'elicottero doveva partire. Appena siamo arrivati, il comandante dice che tutti i giornali, telegiornali del mondo stanno riportando le parole dette dal Papa. Un'enorme commozione e un enorme senso di gratitudine. Credo